Diciamo che devo iniziare questa omelia non immaginando tutta la solennità di questa celebrazione, però in questi pochi mesi che sono qui ho imparato a tentare di conoscere il nostro padre congenito in queste fantasie e sorprese che vengono. Quindi grazie per questo, ma devo dire soprattutto grazie a congeni che se oggi sono qui a celebrare con voi questi 4 anni. Devo alla sua accoglienza, quindi grazie per questo. Diciamo che 4 anni sono pochissimi, quindi i ricordi di quel giorno lì sono abbastanza freschi. E mentre stavamo in sacrestia, Don Gelli è entrato in sacrestia, che di per sé è un gesto che si fa il giorno dell'ordinazione. Dopo essere stato ordinato, viene rivestito dei paramenti di sacerdote, ti togli la scuola da diavolo e ti aiutano, qualcuno ti aiuta a vestirti. Una persona di solito, almeno dalle mie parti, significativa per la tua vita, che possa essere tua madre e tuo padre, che possa essere il tuo padre o una persona insomma cara. E mi è piaciuto che oggi a farlo sia stato un gesto che forse è una persona che non è prete può significare niente, dice solamente guarda ma Dio mi aiuta perché magari è un coloide da solo non ce la fa, invece è tutto un gesto carico di un significato. E poi dire, quando 4 anni fa ci chiesero quale data scegliere per essere ordinati, io e altri 2 miei compagni scegliamo San Pietro e Paolo, forse lo scegliamo così senza nemmeno sapere essere preti, allora la prima data di festa era il 29 giugno, non per chissà quale motivo teologico, però come dire, iniziando tra virgolette a fare il prete, poi uno riesce a capire tante cose che il seminario ti insegna, tante cose che in tanti anni di seminario tu magari hai letto sui libri e non ti sono servite a niente, e poi è bastata una persona che venisse a parlare e ha imparato molto di più da quella persona che da tutta la carovana di libri. Allora forse piano piano sto riuscendo a capire pure il senso di questa data. Pensavo prima, e poi lo ascolteremo pure nel prefazio, a quanto questi 2 santi siano completamente diversi uno dall'altro. Pietro fondamentalmente era un povero ignorante, un pescatore, uno che nella sua vita ha fatto la pesca per dare da mangiare alla sua famiglia, un lavoro come l'altro, forse pure una passione. E Paolo invece, che nella vita aveva fatto tutt'altro, era un dottore, aveva studiato, era colto e aveva dedicato la sua vita a difendere un ideale, l'ideale della legge ebraica. 2 uomini che all'apparenza non avevano nulla in comune se non una sola cosa, tutti e 2 hanno sentito un verbo, senti, non un verbo senti se vuoi, se ti fa piacere, se non c'è nient'altro da fare, no, ma un verbo potente che dice senti, lascia tutto quello che stai facendo o che potresti fare e mettiti dietro di me. Ed ecco che le 2 vite Pietro e di Paolo si incontrano e si scontrano. La storia di questi 2 apostoli ci insegnano come tra Pietro e Paolo non è che ci fosse tutta questa amicizia. Anzi, Pietro quasi quasi ce l'aveva un po' con Paolo, che diceva guarda un po' questo, non ha mai conosciuto Gesù di persona, ci uccideva e adesso si radina da grande apostolo. E Paolo farà un gesto di furbizia, farà una colletta nelle comunità da lui fondate e la porterà a Pietro e dirà se Pietro l'accetta sta accettando anche le comunità che sono state fondate da me. Paolo non era scemo, Paolo sapeva quello che faceva. Pietro le accetterà quella colletta ed ecco che forse i rapporti tra Pietro e Paolo cambiano, però
cambia nome in vista di cosa? In vista di una parola che Papa Francesco sta ripetendo tanto, ma forse noi non l'abbiamo mai sentita prima, cosa che tu dici. A volte noi diciamo Papa Francesco ha detto andate fuori, l'annuncio, l'annuncio, ma prima di Papa Francesco l'ha detto nostro Signore e poi tutti quelli prima di lui. Tutti e due hanno in comune il fatto di essere stati chiamati da qualcun altro. Il giorno dell'ordinazione tu vieni chiamato per nome da un altro e tu devi rispondere eccomi, cioè sono qui, Signore guardami, fondamentalmente che siamo? Fondamentalmente che sono? Sono un povero disgraziato che puro con i suoi peccati però si sforza di mettersi dietro Gesù e di seguirlo. Un bambino oggi al campo estivo ha detto ma pure i preti mangiano. E perché i preti cosa siamo? Cioè siamo degli anormali, siamo degli angeli che chissà dove vivono. E forse questo è il mito da sfatare. Il prete è un uomo come tutti gli altri, mangia, beve, dorme, ha bisogno di avere degli amici, ha bisogno di parlare con qualcuno, di confidarsi con qualcuno, è un uomo, e ha bisogno dell'altro. Chiaro però, ha bisogno di chi? Di qualcuno di cui si possa fidare. Magari del prete tutti si fidano, ma il prete di chi si può fidare? Forse di pochi, pochi, se non togliamo forse pochi. Bene, allora dicevo, prima cosa essere chiamati. Un grande padre della Chiesa diceva che prima di essere pescatori bisogna essere stati dei pesci, cioè bisogna essere stati pescati da Cristo. Nella tua attività, nella tua vita, magari io avevo tutti altri progetti, il mio progetto era quello o di diventare avvocato come i miei genitori oppure di fare il medico. E invece il nostro Signore forse mi ha pescato e ha detto non farai né una cosa né l'altra, vai, vai a fare il prete. Che si impara a farlo giorno dopo giorno. È brutto dire farlo, meglio dire essere. Allora, prima caratteristica, qualcuno ti chiama, segui. Ma la seconda caratteristica è chi ti chiama a fare qualcosa. È brutto pure qui dire fare, ti chiama ad essere qualcosa. Il Signore chiede ai suoi, la gente chi dice che io sia, no? È come quando uno va in un paese, che possa essere quarto o un altro paese, e si mette ad ascoltare. E si sentono tante voci, tante cose. E il Signore dice, senti, magari se ne state al mercato, la gente, chi dice che io sia? Cioè, ricordatevi qualche chiacchiera della gente. Sai, Gesù, alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, altri dicono che sei Elia, altri un altro dei profeti. Ma il Signore delle chiacchiere non le poteva fregare un accidente. Dice, ma voi? Interessa a Gesù sapere cosa pensano i suoi, quelli che con lui vivono, quelli che hanno visto le grandi opere che lui ha compiuto. Ma voi chi dite che io sia? E proprio Pietro dice, Signore, tu sei Cristo. Beato te, Pietro, io ti pongo al fondamento della mia chiesa. Ma come? Un po' di giorni prima lo hai posto della Chiesa e dopo poco lui dirà doloroso e lo rinnega. Bel fondamento che si è scelto Gesù. Un uomo che non è stato capace di essere fedele, eppure ha scelto lui. Ha scelto lui perché chi è stato a messa ieri sera ha sentito il Vangelo di ieri sera. Pietro mi ama. Un scelto sì da Dio, ma rimane un uomo. E anche se sbaglia, fondamentalmente si sentirà sempre ripetere quella frase da Gesù, mi ami tu, sei pronto a ricominciare, sei pronto a rialzarti e a metterti nuovamente.
la risposta deve essere: Signore, tu sai, tu sei tutto, tu sai che io mi sforzo di amarti, tu sai che io vorrei fare il bene, ma a volte sono portato a fare non perfettamente il bene. Vorrei essere santo, ma a volte la mia umanità vince. Eppure tu continui a ripetermi il mio nome. Vedete la bellezza di Dio. Ebbene, ma voi chiedete che io sia. È bello che il Signore instauri con i suoi apostoli un rapporto personale. Un po' come ha fatto con Eugenio. Io mi stupisco di Eugenio perché si ricorda i nomi e penso le storie di tutti. Non perché chissà cosa si faccia, ma perché si vede che è un pastore buono che ha cura delle sue pecore, ha cura delle persone. Il nostro Signore ti chiama per nome. Il chiamare per nome una persona significa dire: io ti conosco, io so chi sei, e il Signore ti chiama per nome e dice: io ti conosco, so che tu vuoi farci. A fare che? Ad andare lì fuori a dire che devi essere un segno di contraddizione, perché la gente, soprattutto in questi tempi in cui la Chiesa esce sui giornali ogni santo giorno, non per cose precisamente positive, la gente comincia a chiedersi, no? Ma sti preti, o ti dirà chi te l'ha fatto fare, o penseranno male di te, oppure pregheranno per te. Ma comunque sì, si interrogheranno di dentro. E io credo che il compito fondamentale del prete sia essere tipo quei punti interrogativi che camminano in mezzo alla strada e uno li guarda e dice: ma è questo? Chi gliel'ha fatto fare? Avrebbe voluto fare 100.000 altre cose nella vita, eppure ha scelto di fare il prete, ha scelto di dedicare la sua vita all'altro, all'altro. Prima di tutto all'altro, l'altro con la maiuscola, ma poi all'altro fratello. Come prete, io dico che a volte la delusione viene, quando uno magari organizza tanto, si sforza di fare tanto e poi vede che dall'altra parte c'è una poca risposta, dentro un po' di delusione di te, e dici: Signore, ma io sto facendo tanto per chi? Forse è un popolo che non vuole questo, un popolo che si accontenta del niente, un popolo che si accontenta della mediocrità, la mediocrità della fede. Che non sono quelli che vanno a messa una volta l'anno, perché uno può venire a messa tutti i giorni ed essere un mediocre, se non pessimo. La mediocrità della fede è quando tu dici: Signore, io so tutto già, non ho bisogno più di niente, non ho bisogno di niente, io basto a me stesso, anzi vado io ad insegnare ad altri. Il nostro Signore non ha chiesto ai preti di essere un maestro, chiesto ad ognuno di noi di essere un testimone. Testimone di chi? Testimone della sua misericordia, testimone del suo amore e testimone della sua carità. Ed ecco che Paolo in questo vince su Pietro. Paolo dice: se Cristo è venuto per tutti, perché i pagani non possono essere cristiani? Perché i pagani non possono essere battezzati? Cristo è venuto per tutti, è venuto principalmente per chi più ne ha bisogno. Allora io ho voluto negarmi perché cantare, ma voglio chiedere due cose. Prima cosa, di pregare un po' di più per noi, per Don Gelli, per me, per Giorgio, per tutti i preti, perché a uscire prete ci vuole niente. Per lui invece è molto più difficile, ma guadagni tutti in paradiso. E poi la seconda cosa, a pensare che ognuno di voi è indispensabile per il re. Non è indispensabile per la Chiesa, per la
Chiesa, grazie a Dio, non genera mostri da bene e si regge pure senza nessun tipo. Quello che io dicevo nella prima volta prima era che il mio stipendio non cambiava se la gente veniva o non veniva, tanto prendo lo stesso. Se tu vieni qui dentro è perché Cristo è indispensabile per te e tu sei indispensabile per lui, perché anche l'assenza di uno di noi fa male fondamentalmente al cuore di Dio prima, ma anche al cuore di un prete, perché si pone sempre la domanda: perché hanno sbagliato? Dove hanno sbagliato? Allora, fratelli, chiediamo a questi due santi, Pietro e Paolo, di essere fondatori di quella chiesa in cui noi crediamo, essere fondatori di una chiesa che è accogliente, di una chiesa che è aperta, di una chiesa che si fonda.